Il centro storico di Abbiategrasso si rifà il look con interventi da 60.000 euro che coinvolgeranno, tra le altre, Piazza Marconi e Piazza Castello. Abbiamo provato in giunta questo progetto di riqualificazione un po' dell'arredo urbano di tutto il centro, ma no, ma è anche poi di alcune parti delle periferie, perché principalmente gli interventi riguardano Piazza del Castello, con tutta quella sistemazione dell'area dove c'è adesso il parcheggio delle biciclette, quindi una sistemazione sia verde con nuovi arredi, tutta la parte antistante il castello, quindi con la sostituzione di fioriere che saranno sì in minor numero, però di maggior qualità, e adesso andiamo a togliere un po' quel degrado che c'è. L'intervento poi prosegue su lungo Corso Matteotti, perché anche lì, oltre ad andare a posizionare dei nuovi portabiciclette, che visto anche la grossa affluenza che c'è di persone e di chi utilizza appunto le biciclette, andremo anche a rivedere un attimo tutta la situazione dei parcheggi, quindi riserveremo delle zone, delle aree proprio a parcheggio, che adesso vengono utilizzate ma non sono regolamentate. Andremo anche lì a recuperare tutto un po' l'arredo urbano con posizionamento di nuove foriere, con dei dissuasori che delineano un po' a protezione dei pedoni e anche delle realtà commerciali presenti. Il progetto per la riqualificazione dell'arredo urbano nel centro storico, finanziato con una quota di avanzo vincolato per gli investimenti, trova come base ideale il progetto per la fornitura del nuovo arredo e parte da alcune considerazioni sulla mobilità nelle vie del centro storico. Il nostro centro è già un centro storico che si così propone come per la sua bellezza, anche per la sua fruibilità che venga frequentato dalle persone, e vogliamo che questo avvenga in maniera più confortevole. Quindi ci saranno delle panchine, nuove panchine che verranno posizionate, quindi tanti stanno aspettando una panchina che sostituisca quelle che erano qui posizionate in piazza, proprio che è un ritrovo così oramai abituale di tante nostre persone che sono solite ritrovarsi qui, ma l'intervento sarà, diciamo, più diffuso in termini più sostitutivi che non aggiuntivi. Oggi un po' le politiche di arredo urbano nelle tante città sono proprio queste, dove spesso negli anni passati si erano aggiunti tanti elementi, oggi si cerca invece di semplificare, e anche qui noi vogliamo sostituire naturalmente tutti quegli oggetti che nel corso degli anni si sono ammalorati con una ricollocazione di elementi sicuramente di qualità, ma probabilmente in numero inferiore. Quindi questo, diciamo, è un primo passaggio a cui poi seguiranno altri interventi più importanti.